Dopo aver preso parte al primo evento in zone dedicato al terzo capitolo delle avventure del Witcher, possiamo finalmente rivelare le nostre prime impressioni sul gioco di ruolo targato CD Projekt Red. The Witcher 3 si apre diverso tempo dopo la conclusione del secondo capitolo, come evidenziato da qualche segno in più e dalla barba folta comparsi sul viso di Geralt. Un incipit nel complesso molto diverso da quello del predecessore. Qui ci avviciniamo alla vicenda in maniera più morbida e comprensibile. Con il terzo capitolo si tenta dunque di tendere una mano anche nei confronti dei nuovi arrivati, proponendo non solo un pratico riassunto iniziale, grazie al quale sarà possibile ripercorrere le scelte dei precedenti capitoli, ma anche una catena di eventi più leggibile. Terminati i convenevoli, si delinea un'offerta piuttosto classica per un gioco di ruolo a libera esplorazione, caratterizzata da una netta divisione tra la trama e le molte attività secondarie. Queste ultime si accompagnano sempre a background narrativi più o meno estesi, alcuni dei quali interessanti per chiunque voglia approfondire ulteriormente in retroscena. La catena d'eventi principale prende il via dalla sparizione di Yennefer, storica compagna di Geralt. Lo strigo si mette sulle sue tracce e proprio i primi minuti di gioco sono dedicati a un'esplorazione del villaggio di White Orchard, che ci permette di prendere confidenza con la libera esplorazione. Sin dall'inizio avremo infatti la possibilità di esplorare a cavallo, richiamandolo in qualunque momento con la pressione della leva analogica a sinistra. Una volta lanciato il cavallo al piccolo galoppo, sarà possibile mantenere semplicemente la pressione di un tasto perché la bestia segue il percorso principale, toccando la leva analogica solo in prossimità di eventuali incroci. Il sistema presenta ancora molte imprecisioni, ma si è rivelato potenzialmente comodo. Perlomeno nella piccola porzione di trama che abbiamo potuto provare, abbiamo notato una netta enfasi sulla presenza di comprimari durante le missioni, i quali intratterranno di continuo dialoghi ricchi di dettagli aggiuntivi sugli avvenimenti. Sin dalle prime missioni legate alla trama, è facile notare come CD Projekt Red abbia deciso con questo terzo capitolo di concentrarsi molto sulla figura del Witcher e sui poteri di cui può disporre. Le qualità uniche di Geralt gli permettono infatti di godere di sensi più fini di quelli di qualunque essere umano, e proprio grazie alla visuale speciale sarà possibile svolgere brevi investigazioni che impreziosiscono la maggior parte delle quest. Il tutto si integra molto bene con lo straordinario lavoro di contestualizzazione svolto su ogni aspetto del mondo di gioco e sui risvolti della trama, da una scrittura dei dialoghi ottima alla caratterizzazione degli ambienti sino alla modellazione degli NPC. L'impressione è sin da subito quella di trovarsi in una versione molto più completa, vasta e credibile dell'immaginario di Sapkowski. Così come i predecessori, The Witcher 3 offre un gran numero di combattimenti, proponendo un'evoluzione del sistema già visto nel precedente capitolo. L'alternanza di fendenti leggeri e pesanti la fa ancora da padrone, insieme alla scelta della lama giusta. Tornano naturalmente i segni, in tutto e per tutto identici a quelli già ben noti, anche nell'utilizzo. Onestamente, a fronte dell'enorme lavoro svolto in tutti i restanti comparti, il combat system è proprio la caratteristica di The Witcher 3 alla quale gli sviluppatori sembrano aver dedicato meno sforzi produttivi. Per quanto alcune novità vi siano, come l'introduzione di nuove animazioni e l'aggiunta di una balestra, il comparto non appare migliorato in alcuni degli elementi che avevamo già rilevato come non perfettamente rifiniti nel predecessore. Ad esempio, in presenza di gruppi di nemici, il targeting è ancora difficoltoso. Una funzione di lock esiste, ma l'inquadratura in questo caso genera qualche problema, rendendo difficile cambiare bersaglio velocemente. Per quanto dunque il combat system mantenga le buone caratteristiche di base, su tutte l'eleganza dei fendenti e l'alternanza tra questi ultimi e i segni, spiace non vedere decisi passi in avanti sul fronte della gestione di nemici multipli e della fluidità generale. Quanto al sistema di progressione del personaggio, questo ci è apparso ora gestito tramite un menu molto più chiaro e immediato. Come sempre, le abilità sono divise tra combattimento, alchimia e segni. Una volta acquistate, vanno spostate nella barra di quelle correntemente attive sul personaggio, costringendo il giocatore ad operare delle precise scelte. Relativamente alla qualità del rendering, la densità poligonale sfoggiata dal mondo di gioco è notevole, con una riproduzione della vegetazione assolutamente realistica. Ottimo lavoro anche sui modelli dei personaggi, tessuti riprodotti in maniera credibile e animazioni facciali convincenti. Con altri 4 mesi a disposizione per lavorare sull'ottimizzazione, siamo certi che il risultato finale potrà essere davvero eccezionale, per quanto non proprio alla portata di tutti in ambito PC, dato che con ogni probabilità saranno richieste macchine ben dotate. Le versioni console presentano le classiche rinunce in termini di filtri, draw distance ed effettistica, ma il colpo d'occhio rimane ottimo, confermando un buon lavoro svolto in termini di sviluppo multipiattaforma. Si notano al momento evidenti incertezze nel framerate della versione PS4, anche se confidiamo che i mesi restanti per l'ottimizzazione la porteranno a migliorare. The Witcher 3 è un progetto dai confini ampissimi e caratterizzato da una cura al dettaglio sinceramente incredibile. Mai lo strigo è stato circondato da un mondo tanto vivo e particolareggiato, non solo dal punto di vista grafico, ma anche per contestualizzazione narrativa e per la caratterizzazione di diversi popoli e culture che incontrerà sul suo cammino.
Se a questo si aggiunge una trama che già sin dalle prime battute avvolge e appassiona il giocatore, pure con un leggero rammarico per un sistema di combattimento che meritava qualche miglioramento, il risultato non può che essere un'avventura potenzialmente indimenticabile.